Accidenti, è Victor. Rispondigli, no. Tanto in teoria sei a 1000 chilometri da qua. Pronto? Ciao, Nini, come stai? Bene, bene, grazie, benissimo. Ottimo, e come vanno le cose? Com'è il paesino? Ah, il paesino è davvero una meraviglia, è veramente una cosa fantastica. Aspetta, senti i passerotti. E non posso farti sentire le colombe, ora non ce ne sono qui intorno, comunque è tutto stupendo. Nini, quando posso venire a trovarti? No, no, non è possibile. Perché no? Dov'è Chama? È con Zoe. Perché? Perché volevano stare insieme. Che cosa? Zoe, sta andando tutto malissimo. Non è vero, guarda, siamo arrivati. Nicolas, dove sei? Ho bisogno di te con urgenza. Che succede? Chama è scappato di casa, è scomparso da ieri sera. Cosa? Come stai? Bene. E tu come stai? Bene. Bene, partecipate alla scuola di circo? Sì, possiamo. E che volete fare? Imparare. Imparare cosa? Magie. Acrobazie. Trapezio. Ad addomesticare gli umani. Ehi, 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 guarda. Non sono Chama, la sorellina di Sofia. Toglimi tutto, toglimi tutto, Carmen, avanti, fa quello che ti dico. Ma aiuterà a calmarsi, aspetta. Toglimi tutto. Molto bene! Un altro saluto? Molto bene! Sorriso? Bravissimi! Vedo che state imparando molto in fretta! Complimenti, davvero bravi! Vogliamo imparare a sputare il fuoco dalla bocca! Eccoli, eccoli, sono lì! Chama, Chama! Che c'è? Ci hanno trovati! Scappiamo! Bambini, fermi, che fate? È pericoloso! Fermi! Scendete! Tornate! Bambini, subito, bambini, giù. Scendete! Vai a prenderli io! No, no, è una scala molto stretta, io sono più piccolino, quindi è meglio se vado io. Ma no, è troppo pericoloso, signore! Non è bello quello che hanno fatto. Ma non è bello nemmeno quello che ha fatto la mamma di Zoe. Su questo hai ragione, è vero. Ma questo non dava loro il diritto di scappare. Mi sento molto in colpa. Senti, sta tranquilla. Io ti garantisco che vedrai, andrà tutto bene. Vieni qui, abbracciami. Piano, 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 che pericolosissimo! Nicolas! Gliel'avevo detto io? No, sto bene. Sicuro? Sì. Sì, mi fanno solo un po' male le ossa. Ma come hai fatto a cadere? Scendete subito! Noi non vogliamo scendere. Ma perché no? Vuoi che ci separino di nuovo? Che facciamo? Che facciamo? Ci sono, mi è venuta una fantastica idea. No, adesso basta con le tue idee geniali, non ne voglio più sentire. Un'ottima idea, funzionerà, l'ho visto fare in molti circhi. Tranquilla. L'estrazione è riuscita perfettamente. Come può farle male, scusa? Le ho somministrato un'abbondante anestesia, è impossibile. Allora quello non è dolore. Non è dolore, allora come mai mi fa così male? Ti ho chiamata per Zoe. Ah, ma lei non c'è. Ah, tu non sai ancora niente, quindi. Di cosa? È scappata via con Chama. Zoe non ha mai fatto una cosa così, senza chiamarmi, senza mandarmi Quando un messaggio. Quando uno se ne va di casa, non vuole farlo sapere. Se mia madre lo sa, se la prenderà con me. Tua madre? Beh, tutto questo è colpa sua. Siamo tutti molto nervosi, quindi calmati, Juan, perché ora ma non serve a niente. Ma tu ti rendi conto a cosa possono portare i pregiudizi, a fatti di questo genere? Ti sto dicendo di abbassare la voce, abbassa il tono, per favore. Non mi toccare. Non toccarmi tu. Non mi toccare. Ora basta, mi hai stancato, Juan, non ti sopporto più. Fermi, ragazzi, eccomi. Sono pronto, ragazzi, voi restate fermi lì, ora vengo a prendervi, state buoni, mi raccomando, forza signori, mi venga a prendere, non abbia paura, forza!